Wanda, è arrivato il tuo momento. Io vorrei che tu mi raccontassi esattamente, per favore, che cosa è successo l'altro giorno. Tu stavi camminando per strada. Che ora era? Dov'eri? Allora, ripercorrere comunque sempre un fatto che mi scuote, ma lo faccio volentieri proprio perché bisogna dirlo. Erano le 7 di sera, 6 e mezza, 7, che ho chiuso l'ufficio, ero in una piazza centrale di Padova, si chiama proprio nello specifico Piazza delle Erbe. L'ho ripercorsa tutta, ho attraversato Piazza del Duomo, ho percorso via Vescovado perché il garage dove io parcheggio la mia auto è situato in via, tra via Vescovado e via. Vabbè, non ti preoccupare, le vie, non ti preoccupare, tranquilla, tu stavi camminando. No? Ecco, vabbè, insomma, no, ma era questo, era per dire che era una via centrale. Comunque erano le 7 di sera, io mi sono incamminata, l'ho fatta mille volte perché ho abitato in quella zona da sempre e quindi nessunissima ha mai avuto nessunissima paura, quindi sono andata tranquilla. Il garage è situato in una vietta stretta stretta, anche abbastanza buia, ma insomma non ho mai avuto problemi. Ho inserito, siccome c'è un cancello che racchiude questa proprietà privata in cui c'è questo cortile dove si possono parcheggiare le auto, ci sono i garage, ho aperto il cancello con l'apriporta automatico, il cancello si è aperto, si percorre circa 10 metri per arrivare all'auto, sono arrivata davanti all'auto, ho aperto l'auto con l'apriporta automatico, stavo per inserire le mie borse all'interno dell'auto quando dietro di me, improvvisamente, in silenzio perché non avevo avvertito nulla, sento una voce di uomo che mi dice: signora. E siccome io sono abituata che mi chiamano magari per chiedere delle informazioni, ma poi all'interno del cortile ho pensato che potesse trattarsi di un inquilino del palazzo, che fosse un condomino, quindi mi sono girata e anche con un sorriso gli ho detto: sì, ha bisogno, mi scusi. Lui mi ha guardato per un attimo, un po' incredulo, e poi subito ha alzato la mano destra, era in fronte a me, me l'ha messa davanti alla bocca, chiudendomi la bocca e avvicinandosi a me e spingendomi contro l'auto, dicendo: se urli ti uccido. Naturalmente io ti ammazzo, uno delle due, se non mi ricordo, comunque ti uccido. Io chiaramente non ho preso dalla paura, ho cominciato a gridare lo stesso perché avevo capito che voleva la borsa e non gliela volevo dare. Quindi ho cominciato a gridare, ma a gridare veramente a viva voce, perché la mano non mi copriva completamente la bocca, per cui attraverso l'angolo usciva il mio grido di aiuto, aiuto, aiuto. Parlo di frazioni di secondo, credo di essermi salvata perché lui con la coda dell'occhio ha visto il lampeggiante del portone che si stava chiudendo, quindi si è arrabbiato perché... con le mie urla e con la mia resistenza stavo vanificando il suo tentativo di rapina, quindi ha gridato una frase contro di me in una lingua che io non ho capito e non italiano, quindi si è caricato di odio nei miei confronti. Non italiano, quindi. No, non italiano assolutamente, mi ha detto signore in italiano, le due parole di minaccia in italiano, ma poi l'urlo che gli è uscito dalla sua bocca, l'imprecazione, era in una lingua che io non ho capito, poteva essere slavo, ma non l'ho capito. Detto questo, mi si è avvicinato e con tutta la rabbia che aveva in corpo, con tutta la violenza, con tutta la cattiveria, dovuto al fatto anche che doveva far presto perché il cancello stava chiudendo, mi ha praticamente scaraventata a terra con una violenza tale che io sono rimasta a terra almeno 5 minuti. A quel punto, purtroppo, la borsa mi è caduta, ha preso la borsa ed è scappato. Io sono rimasta a terra, come ripeto, 5 minuti, perché non riuscivo ad alzarmi, gridando sempre aiuto, qualcuno mi aiuti. Molto probabilmente molte persone al piano terra non c'erano, i piani alti non mi hanno sentito. Mi sono alzata e ho provato a suonare il clacson, ma nemmeno col clacson ho ottenuto risposta, per cui piano piano ho riaperto il cancello, ho percorso la stradina, sono andata sulla via principale e lì ho trovato i passanti che mi hanno aiutata, che hanno chiamato la Croce Verde, che hanno chiamato la polizia, Solerte che è arrivata subito. Ecco, io piena di paura perché, ripeto, una cosa così non me la sarei mai aspettata. È successo a me, gravissimo episodio, poteva succedere a un'altra persona, sarebbe stato gravissimo ancora.
E quello che mi dispiace, proprio che mi dispiace molto, è che questo è avvenuto in un contesto privato, per cui sarebbe stato grave anche uno scippo sulla strada, ma farlo all'interno di un contesto privato è ancora più grave. Ma scusa, ecco, Wanda, mi dispiace perché Wanda, tutto questo ti si è rotto un dito? Come ti si è rotto un dito quando lui ti ha scaraventato per terra? Chiaramente. Beh, chiaro, perché avevo nella borsa, nella mano sinistra la borsa che non volevo mollare, nell'altra mano avevo una borsa contenente degli asparagi che gli hanno fatto un volo di 2-3 metri e quindi lui mi ha scaraventato a terra. È lì che io ho fratturato il dito, ho un ematoma sulla gamba che è di 20 cm di diametro, ho battuto la tempia. E lì sono rimasta, non dico tramortita, ma quasi. E lì che poi io mi sono alzata e mi sono trovata col dito che mi faceva male, con tutte le conseguenze insomma, della caduta. Perché la caduta è stata violenta, perché lui in quel momento lì sapeva che aveva pochissimi secondi per scappare. Certo. No, ma la cosa è che quando ti ha messo la mano davanti alla bocca, che ti ha detto non gridare se no ti uccido, e tu invece hai cominciato a gridare aiuto, 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 che è pericolosissimo peraltro. Più forte che ho potuto, più forte che ho potuto. Non gli volevo dare la borsa assolutamente.